clima che si presta perfettamente a un bel match di calcio. Cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Vi do il bentornato sulle frequenze di EA Sports. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Si sfidano Sassuolo e Milan. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo. E ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lelia Dani. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione nero-verde del Sassuolo. 4-3-3, il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno. Occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. La regia ci offre in grafica la formazione titolare del Milan per questo match. Vendiamo per la porta. Bennacer insieme a Brahim Diaz come coppia centrale di centrocampo. E Giroud, unico riferimento davanti. Milan che ha dovuto ripartire praticamente da zero dopo l'addio di Berlusconi. I risultati non sono stati dei migliori in una lunga fase di transizione. Era difficile, se non addirittura impossibile, poter pensare di ricominciare e vincere già da subito, nonostante anche gli sforzi fatti dalla nuova proprietà per allestire una rosa competitiva. Grande uno contro uno. L'avversario è nettamente la meglio. Berardi. Ottima la parata. La tocca al compagno. Berardi. Taglia verso il centro. Può metterla da lì. Voleva davvero trovare la potenza, ma il pallone è finito fuori di un soffio. Ha cercato di mostrare i muscoli con un gol tutto potenza, ma non gli è andata bene. Ecco te Hernandez. Giroud. Palla a Tomori. Tonali. Giro. Errore clamoroso. Cross in mezzo. Tra i protagonisti possibili del match, ovviamente Berardi con i suoi strappi, la sua velocità. La sua abilità palla al piede. Lo rende uno dei principali pericoli per la difesa. Ma quanta qualità! Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. La mette nel mezzo. Ha provato di testa, pallone che è finito sopra la traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare. Gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. Possesso gestito male dal Milan. Cholian.
scarica su Teo Hernandez. Giroud. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Giroud. Tackle vincente in area, palla di nuovo loro. Hanno spazio per ripartire. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. Può metterla da lì. 1-0 e adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Milan sotto nel punteggio, vedremo se saprà reggere. Hernandez, palla a Tomori. Giroud. Milan che viene avanti e prova a rendersi pericoloso. Occhio a rasoterra. Intervento super. Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Palla verso il centro dell'area. Tonali. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Possono respirare. Occhio al contropiede qui. Difesa avversaria piazzata male qui. Possesso del pallone che viene recuperato. Bennacer. Hernandez. Il pallone verso Giroud. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. La scelta però è ben precisa. Vogliono lasciare l'iniziativa agli avversari e poi sfruttare gli spazi di ripartenza. Fin qui è andato tutto bene. Probabilmente il tecnico ha preferito attendere perché fossero gli altri a scoprirsi, per poi colpirgli in contropiede. Prova a riversarsi in avanti la formazione avversaria, vedremo se sapranno reggere l'urto. Cross al centro, la mette fuori. Corner per il Milan, a caccia del gol del pareggio. Prontissima qui intanto la regia che ci mostra nuovamente il gol del vantaggio. Occhio al cross in mezzo, tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Giroud prova a calciare, che la respinta, pallone ancora buono. La spazza via con un intervento davvero tempestivo. L'arbitro assegna il fallo laterale. Berardi. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Occasione da sfruttare. Palla ancora pericolosa però. Il portiere qui dice di no. Sceglie il tocco corto.
ha scelto la precisione, ma ha fallito una palla gol clamorosa. Ma Pier, l'errore nella scelta, non c'era abbastanza spazio per farla girare, doveva andare di potenza. Secondo me avrebbe almeno inquadrato lo specchio da lì. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano velocemente negli spogliatoi. Era fra i più attesi protagonisti del match, Berardi non sta certamente deludendo le attese. È sempre nel vivo del gioco, i compagni lo cercano costantemente perché è bravo a sottrarsi dalla marcatura avversaria. E lo sottolinea anche il dato dei tiri in porta, e intanto ha fatto pure gol. Si comincia! Ottima la parata. Taglia verso il centro. Può metterla da lì. Voleva davvero trovare. Primo possesso della ripresa. Milan che deve rimontare lo svantaggio di una rete. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Tiro respinto. Prova la botta, palla che diventa rossonera. Calabria. Palla a Tomori. Ecco te Hernandez. Milan che avanza. Hernandez mette la palla al centro. Pallone ha recuperato molto bene qui. Hanno spazio per andare in contropiede. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Ottimo il recupero, riconquista palla. Calabria. Tomori. Ecco Tomori. Pallone che viene recuperato. Avanza inarrestabile. Calabria. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Dice di no il tuffo. Mandano in campo forze fresche. Entra in campo con il numero 27 Maxime Lopez. Corner battuto in mezzo. Spazza via il pallone. Hernandez. Passaggio che raggiunge la destinazione, intercettato. Provano a creare gli spazi. Grande occasione. Magnò senza problemi. Tonali. Teo Hernandez. Palla a Tomori. Si mette bene sulla traiettoria. Può segnare da lì, ha segnato il Sassuolo. Non si sono arresi, hanno continuato a spingere a caccia del gol.
Ecco il replay del gol, da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Hernandez punta la porta. Con il numero 56 Alexis Salenekers. Calabria. Ciro, pallone importante per provare a riaprire la gara. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Il punteggio adesso è di 2-1. Olivier Giroud. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Buona circolazione da parte del Sassuolo. Finiscono col perdere il pallone. Rafael Leão. Tonali. Calabria. 5 minuti al termine, c'è un gol di vantaggio, ma ovviamente non è finita. Non hanno più molto tempo, cercano il gol del pari. C'è spazio per la ripartenza. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Tomori. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà. La risposta in tuffo di Maignan. C'è il cambio deciso dall'allenatore del Sassuolo. Sceglie il tocco corto. Ha rischiato, ma è un grande intervento. Non c'è più tempo, si chiude dunque il match. Trasferta amara per la formazione ospite che torna a casa senza punti. Escono dal campo con una sconfitta ma comunque a testa alta dopo una partita giocata per ampi tratti alla pari. È mancato qualcosa nei momenti chiave, secondo me. Devono migliorare sotto questo aspetto. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Ha giocato una partita davvero degna di nota, Piero, offrendo anima e cuore in fase offensiva. E il suo impegno nel creare occasione alla fine è stato ripagato con un gol e la vittoria. Si parte!